Giuliano Sangiorgi è tornato ad Arezzo super ospite di Sud Wave. La sua prima volta in città è stata sul palco dello Psycho Stage di Arezzo Wave nel 2006 per poi arrivare ai più grandi palchi internazionali assieme ai suoi Negramaro. Grande amico del festival, Giuliano è stato intervistato al Circolo Artistico da Mixo di Radio Capital per uno showcase intimo e unico. Ho sempre il mito del festival, dei concerti, dell'incontro con le persone. Io non ho ancora capito se suono perché mi piace la musica o perché mi piace incontrare le persone. Cioè, questo è strano dopo tanti anni di musica. Chiaramente c'è qualcosa di vero se stiamo ancora qui, però di vero e di profondo. Però effettivamente non so, io penso di aver cominciato a suonare con una band perché avevo bisogno di persone con cui condividere questa cosa che provavo, perché da piccolo disegnavo sui muri la sagoma, avevo 8 anni, non sapevo suonare, non sapevo fare niente, mettevo Rattle and Drum, suonavo la racchetta, la sapevo suonare benissimo, tu sai suonare la racchetta, io la sapevo suonare benissimo, nella mia testa facevo gli assoli di The Age pazzeschi, Hendrix, The Age, tutti, Richie Blackmore, studiavo tutto sulla racchetta. E mi avevo disegnato sul muro la sagoma degli U2, quindi degli altri tre. Quindi ho capito anche dopo tanti anni che per me era fondamentale la condivisione di quella cosa, anche quando stavo solo nella mia stanzetta a fare i concerti per nessuno. C'era sempre qualcuno alle mie spalle. Scagli la pietra che senza peccato.